Allora, papà, vorrei solo una cosa, chiedere aiuto alla Mironi di andare via dal Parco Verde. Parla la madre di una delle due cuginette di 10 e 12 anni vittime di abusi a Caivano, a nord di Napoli. Tramite il legale chiede di andare via dal quartiere degradato. L'incontro viso a viso con Giorgia Meloni non è stato inserito nella visita ufficiale. Tuttavia la premier ha sottolineato che bisogna bonificare l'area. Per sé e i suoi cari la madre della ragazzina chiede una via d'uscita per una famiglia sotto minaccia. Un aiuto di una casa, cioè che sarebbe dei miei figli. Porteremo il vostro appello al presidente Meloni. Continuano le indagini a carico del branco di giovani, tra cui 8 minorenni, alcuni collegati con boss dello spaccio. Sotto esame i messaggi nei telefonini sotto sequestro. Le violenze sarebbero avvenute non soltanto al Parco Verde, dove vivono 6.000 persone, di cui 1.000 bambini, ma anche nel centro di Caivano, in Corso Umberto, cioè nella zona più frequentata nel comune, con 35.000 abitanti. Già una decina d'anni fa l'uccisione di Fortunata Loffredo, 6 anni, anche lei vittima di abusi, aveva portato alla luce una rete omertosa in un territorio dove dominano i clan con gli spacciatori, un clima avvelenato dalla paura, tanto che al fratello della vittima è stato rubato il motorino dopo le denunce. Quel furto suona come un avvertimento criminale contro tutta la nostra famiglia, dice terrorizzata la madre. Un aiuto di una casa,